RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! Partiamo subito con il Forum Rosa per lo scudetto. È per me un onore, un privilegio presentare la giornalista di Repubblica, ripeto, la miglior penna femminile che possa parlare di sport, in particolare di calcio. Signori e signori, tutti in piedi per Licia Granello. Buon pomeriggio, Licia. Sedetevi pure. No. Per me, guarda, ti giuro, è un piacere. Poi non so, io forse c'ho il debole per tutti i colleghi di Repubblica, però insomma, è veramente un onore e un privilegio. Licia, che altro, perché io non sono più attiva nello sport. E infatti ti rimpiangiamo tantissimo. Statistico da molti anni. Certo. Lo so, però tu qualsiasi cosa scrivi. Oddio, questo sì. Poi abbiamo un'altra passione in comune, che è la buona tavola. Quindi insomma. Allora Licia, lo snodo, dicevo, doveva essere il 22 aprile, lo stadium di Torino, e lo snodo c'è stato. Sì, sicuramente è stato uno snodo straordinario per il Napoli, perché ha dimostrato che è una grande squadra, andando a vincere su un campo veramente proibitivo. Si contano sulle dita di una mano le partite perse dalla Juventus da quando ha il suo stadio di proprietà, per cui sicuramente è stata un'impresa dal punto di vista meramente statistico numerico. Secondo me è stata la conclusione, diciamo, di un percorso, nel senso che il Napoli aveva bisogno di confermarsi in quel modo lì, perché se no era sempre mancante, cioè gli mancava sempre un pezzetto, perché è grande squadra, perché gioca molto bene, perché è tutto straordinario, tranne che poi quando affronta la Juve il Napoli non è più in grado di fare il suo gioco, di imporsi, di competere ad armi pari. Allora tutto questo è stato spazzato via. Questo trovo che sia il risultato più straordinario del Napoli, questo, perché io che sono abituata a vedere lo sport non solo per risultati ma per processi mentali e di evoluzione, veramente in questo modo il Napoli ha chiuso il cerchio, ha completato come se avesse dato l'esame di maturità, ha completato un ciclo di apprendimento. Questo secondo me è quello che veramente deve rendere felici, e io sono sicura, non avendo incrociato praticamente mai Sarri quando scrivevo di calcio, perché io non scrivo più di calcio ormai da un sacco di anni. Ma dai, riprendi, ti preghiamo. sono sicura che Sarri è molto contento di questo, perché se riesco a interpretare il suo pensiero, io sono molto vicina a quell'approccio lì di calcio, sono una sacchiana dichiaratissima, sono per Guardiola, sono per il calcio progressivo, nel senso di propositivo, nel senso di didattico, nel senso che tu vinci perché giochi meglio dell'altro, che è proprio un fatto etico, è importante, perché sennò è sempre una cosa che in qualche modo hai non rubato ma conquistato. È come passare un esame con un trucco, o copiando, o studiando per il minimo indispensabile. Ecco, io amo il calcio dove c'è la generosità, c'è la voglia, c'è il senso del collettivo. Tutto questo è il Napoli, gli mancava quella roba lì e l'ha avuta, e di lì deve ripartire, perché ovviamente non ha ancora vinto nulla. Assolutamente, dopo ci ritorniamo, perché mi dà la possibilità di allargare un attimo il discorso. Vincere giocando meglio dell'altro è probabilmente il salto di qualità che deve fare tutto il calcio italiano. Sì, purtroppo noi siamo tornati indietro dopo Sacchi. Sacchi è stata una straordinaria parentesi nella storia del calcio, a mio avviso, nel senso che con lui
io l'ho seguito da vicino perché seguivo il Milan e la nazionale, per cui con lui siamo diventati un paese che quando andava fuori a giocare al calcio veniva applaudito per la qualità del gioco. Ecco, per me questo era straordinario, perché significa che tu non vinci semplicemente perché vinci, ma vinci perché dimostri di essere più bravo dell'altro. Cioè, vincere meritando credo che dovrebbe valere doppio. In tutto, tra l'altro, insomma, se proprio poi vogliamo ancora di più allargare il discorso, non soltanto allo sport, ma alla vita di tutti i giorni, vincere con merito, insomma, che ecco, la qualità, i meriti, credo che siano parole che probabilmente nel vocabolario italiano siano un po' in disuso, e credo che se si comincia dal calcio non sarebbe male. Licia, dicevi giustamente, il Napoli però non ha fatto ancora niente. Siamo stati a Capodichino, abbiamo visto i festeggiamenti, 15.000 persone ad abbracciare la squadra al ritorno, 6.000 il giorno prima ad accompagnarla in aeroporto, però la grande festa ha bisogno adesso di nervi saldi e cos'altro? Grande lucidità. Personalmente io rientravo, stavo arrivando a Firenze in aereo e quindi ho visto il primo tempo, poi ho dovuto spegnere perché l'aereo decollava. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato accendere l'iPad con il Go. Nel momento in cui il Napoli segnava, quindi cacciato un urlo, mezzo aereo si è girato, visto che stavo atterrando a Firenze e la gran parte dei passeggeri era fiorentina, e come voi sapete la viola, cioè la Fiorentina, ha una grande tradizione di competizione, di non alleanza, diciamo, con la Juventus. Hanno cominciato tutti a chiedere: ma allora è vero, ha segnato il Napoli? Quindi è stato un atterraggio, cioè un dopo atterraggio, ovviamente un dopo atterraggio fantastico. Detto questo, io credo che Sarri abbia assolutamente la situazione in pugno, perché questi giocatori si sono fidati di lui e lui li ha portati fin lì. Cioè, subentrano poi dei meccanismi di complicità e di speranza collettiva. Io sono stata molto colpita, perché poi arrivati in albergo, poi mi sono sentita tutte le ho seguito un po' di trasmissioni, certo, su Sky e quant'altro, e ho visto le dichiarazioni e ho sentito le dichiarazioni, ho visto la faccia di Sarri, ho sentito le dichiarazioni, e lui più volte ha ripetuto questa cosa, cioè: voi non potete, non capite, se non eravate presenti quando siamo partiti, non capite. Cioè, lui, che è un uomo toscano, che è un uomo sicuramente viscerale, anche con degli eccessi che sappiamo e che non vanno assolutamente bene, personalmente io non gli farei passare a scriversi ancora di calcio, proprio per il ruolo che lui ha, proprio perché un didatta non può permettersi di fare delle battute infelici con una collega, non può neanche permettersi di alzare il dito, non lo deve fare, proprio perché è Sarri. Cioè, la moglie di Cicerone deve essere la più virtuosa delle figlie, perché sennò perde un pezzetto. E quindi lui quella roba lì non la può fare. Detto questo, un allenatore che dice più e più volte: voi non capite cosa vuol dire avere il San Paolo, avere la gente di Napoli. Io credo che, ripeto, lui è toscano, non è un napoletano, non ce l'ha il DNA napoletano, eppure questa cosa gli è entrata dentro. Questo significa che in questo momento c'è un rapporto di empatia totale fra lui, la squadra e la città. Questa è una formula magica. Bisognerebbe che tutti quanti si rendessero conto di quanto questa bolla magica, di come vada preservata, e preservata con un calore straordinario, ma senza
come dire, senza il minimo accenno di presunzione o di leggerezza, perché proprio questo è il momento in cui bisogna essere molto concentrati, molto sereni, fare dei bei respiri, ma stare sul pezzo, proprio fermi, tun, tun, tun. La Fiorentina è una finale di Champions, non è una partita. Loro devono, perché se la Juventus vince quattro partite, si laurea campione d'Italia, cioè questo devono avere in testa loro. Quindi le quattro partite del Napoli devono essere quattro finali di Champions, senza se e senza ma. E questa Fiorentina può effettivamente dar fastidio a questo Napoli? Fiorentina, ricordiamolo, ha fatto un filotto straordinario dopo la tragedia di Davide Astori, però poi si è improvvisamente fermata, un po' come il Milan. È una squadra che ha un po' spento l'interruttore, o ecco, una squadra che può effettivamente mettere il bastone tra le ruote del Napoli, che in questo momento invece viaggia a mille. Ma tu hai fatto un parallelo interessante e sacrosanto, secondo me. Cioè, la Fiorentina e il Milan, per motivi ovviamente e dolorosamente diversi, hanno viaggiato alcune partite su un'onda emotiva che è stata da una parte la morte del capitano della Fiorentina, dall'altra il licenziamento e il cambio sulla panchina. Quindi in entrambi i casi questa strana alchimia, che è una squadra di calcio, perché noi continuiamo, facciamo sempre ragionamenti senza tenere conto che all'interno dello spogliatoio si creano veramente delle alchimie che stando fuori è impossibile comprendere. Quindi per motivi diversi in entrambe le squadre si è creato un momento di coesione totale che ha, come dire, ha fatto andare oltre le proprie possibilità e i propri mezzi. Sì, sì, sì. Ovviamente, essendo onde emotive, hanno un inizio e hanno una fine, sono onde, lo facciamo con la mano, la disegniamo un'onda, no? Va su, certo, va giù. Allora, se questo è, era fisiologicamente prevedibile che Fiorentina e Milan avrebbero rallentato, ma non perché hanno spento l'interruttore. L'interruttore si è spento loro malgrado, così come l'avevano acceso loro malgrado. È successo un avvenimento così impattante, così scioccante all'interno dello spogliatoio da aver provocato quel filotto. Ma non poteva reggere, perché la Fiorentina e il Milan non sono il Napoli e non sono la Juventus, che sono due squadre che, come dimostra la classifica, si stagliano nettamente nel quadro del campionato. Quindi a domanda rispondo: la Fiorentina certo che può creare dei problemi al Napoli, ma l'unica squadra che può creare problemi al Napoli veramente è il Napoli. È il Napoli stesso, indubbiamente. E allora, se il Napoli va a giocare così, gioca così con la Fiorentina, non ce n'è per nessuno, per come ha giocato con la Juventus, peraltro sapendo che sono stanchi, che un giocatore che io trovo meraviglioso, se io potessi in questo momento fare un'intervista la farei a Mertens, che mi sembra il miglior testimonial di un calcio appassionato e intelligente, e profondamente intelligente, profondamente calato nella realtà. Non è un bamboccione, non sì, è fatuo, non è un cretino, ha una moglie in gamba, fa un sacco di cose, non le devo elencare io. Ecco, allora, perfino uno come Mertens, che è delizioso fuori dal campo, ma a maggior ragione in campo, in questo momento fa una grande fatica. Quindi sicuramente è un momento di grande fatica psicofisica per la squadra, però devono trovare, come hanno fatto con la Juventus, la stessa tipologia di energie. Cioè devono veramente pensare di giocare le prossime quattro partite come se incontrassero per quattro volte di nuovo la Juventus.
E non è poco, e non è poco riuscirci. Poco, però se vuoi vincere lo scudetto devi farlo, punto. Ma infatti sì. Su questo non c'è alcun dubbio. Io rimarrei ore e ore a parlare con Licia Granello, insomma, ma purtroppo non ti vogliamo disturbare troppo, e purtroppo ai noi, come sai, gli orologi sono i nostri dittatori. Licia, noi ti ringraziamo tantissimo, ed è sempre un piacere, un privilegio parlare con te. Speriamo di festeggiare insieme questo scudetto del Napoli, perché ci hai detto. E quando una squadra poi insegnando a Napoli sono giù tutte le settimane, benissimo, se succede quello che potrebbe succedere io non torno più adesso tu e sarà un piacere ospitarti, Licia. Un abbraccio forte, grazie, e alla prossima. Poi, arrivederci. RPZ Radio.0 Campagna Radio Sport. Fuori gara!